Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi volevo fare un video tanto breve quanto semplice. E infatti chiedo scusa in anticipo se qualcuno già conosce questo trucchetto. È talmente elementare come cosa, però visto che qualcuno non lo usa, sinceramente neanche io lo conoscevo. Quindi mi permetto ecco di darvi questo consiglio che dopo che ve l'avrò detto capirete che è proprio una sciocchezza, però può fare la differenza. Qui abbiamo dei ceppi di insalata, questi sono tutti di orto mio, insalata mista. Ora il trucchetto in cosa consiste? In quello di avere una doppia raccolta dello stesso ceppo di insalata. Ad esempio questo qua adesso è pronto per essere raccolto, vi faccio vedere. Se io tiro via tutta la pianta con le radici, ho mangiato un buon ceppo di insalata e finisce lì. Rimane il buco e non abbiamo più niente da mangiare. Quindi il trucchetto qual è? Se noi tagliamo l'insalata a 2-3 dita da terra, ovvero dai 2-3 centimetri, lasciamo proprio una base del ceppo dell'insalata. Dopo qualche giorno vedremo questo risultato. Eccolo lì. Il ceppo ha rigettato, queste sono le foglie vecchie che ho lasciato, si potrebbero anche togliere, non è importante, ma la cosa importante è vedere che il ceppo ha rigettato. Abbiamo altre 5 dita di insalata. E lì uguale. Ora, se la pianta è in forma e piove spesso come in questo periodo, minimo minimo ci mangiamo 2 volte con lo stesso ceppo di insalata. E non è poco, perché per far crescere un ceppo di insalata così, di quelle dimensioni, comunque un 20-25 giorni ci vogliono tutti, a prescindere dal costo, perché è irrisorio, una vaschetta di del genere costa, se non sbaglio, 1,50 euro, ce ne sono 6 o 9 all'interno. Ma non è quello, il discorso è che possiamo veramente ottimizzare lo spazio e anche i costi. Ora vi mostro come taglio io l'insalata per avere poi una ricrescita dello stesso ceppo. Afferro tutto il ceppo, li tengo semplicemente a una distanza di appunto 3 centimetri da terra. Ecco qui, ne abbiamo d'avanzo, eh. Tiriamo via le foglie. Ecco qua. 9 volte su 10, se ci sono le condizioni giuste, come vi dicevo, acqua, sole, lui rigetta. Nel giro di 2 settimane abbiamo un altro bel ceppo di insalata e possiamo mangiare nuovamente. Io adotto questo sistema da 2-3 anni. Come dicevo prima, anch'io non lo conoscevo e parlando con molti amici ho visto che non lo adottano, non lo conoscevano neanche loro. Quindi ho fatto questo video veramente semplice, dove non vi dico nulla di nuovo, sicuramente lo saprete, però magari qualcuno non lo sa e gli può venire comodo. Bene, è tutto per questo più che video, è una clip. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, ovviamente volete lasciare un like, vi ringrazio. Se non vi è piaciuto, mettete pure il pollice in giù, va bene lo stesso. Se volete iscrivervi al canale, poi attivate la campanella. E se mi volete invece seguire giornalmente, mi trovate su Instagram o su Facebook, sempre allo stesso account. Bene, l'angolo pubblicità è finito, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.